Ciao e benvenuto a Rapperswil. Siamo sul lago di Zurigo e quella che vedi dietro di me è la città di Rapperswil dove io vivo. Ti chiedo subito scusa per gli occhiali da sole, abbiamo provato a fare il video senza, però il sole oggi è forte, non riuscivo a tenere gli occhi aperti durante la registrazione e sarebbero venute soltanto una serie di smorfie e quindi ho preferito tenerli. Oggi ti volevo parlare di come cercare casa qui in Svizzera, di come funziona la questione degli appartamenti e dei loro costi. Prima di arrivare al nocciolo centrale della questione dobbiamo affrontare prima un tema per poi capire meglio come interpretare e leggere gli annunci che troviamo. Devi sapere che in Svizzera c'è sia la tassazione nazionale, quindi è uguale per tutti, non importa dove tu vivi, a tutti spetta di pagare le medesime tasse. Poi ci sono le tasse cantonali che invece variano da cantone a cantone e non di poco. Ogni cantone può decidere in modo autonomo la propria tassazione. E questo è anche molto importante perché inciderà poi successivamente sul costo degli affitti. Oltre alla tassazione cantonale c'è anche quella comunale. Ogni comune all'interno del cantone decide il tipo di tassazione che dovrà applicare. Questo perché? Guarda ad esempio dove vivo io. Rapperswil vive, è costituita, si disloca su questo lago. È una condizione da dover sostenere dal punto di vista economico. La pulizia del lago, il fatto che ha una zona naturale, il fatto che è un punto turistico abbastanza conosciuto e importante della Svizzera. Questo comporta che cosa? Dei costi su chi si ripercuotono su noi cittadini. È normale che quindi Rapperswil come città abbia una tassazione più alta rispetto ad esempio Iona, che è il comune più vicino. Questo che cosa vuol dire? Che quando noi andiamo a guardare un annuncio di un affitto ci domandiamo: ma perché la stessa casa con la stessa metratura costa di più da una parte e più dall'altra? Te lo spiego subito. Alcuni cantoni hanno una tassazione appunto più alta. Va da sé che chi è proprietario di casa e affitta un appartamento non può affittarlo ad un prezzo alto quanto il cantone vicino, che magari ha una tassazione più bassa, deve invogliare le persone a poter vivere lì, altrimenti sarebbe impossibile affittare quell'appartamento, nessuno vivrebbe in quel cantone. Al rovescio, dallo stesso punto di vista, chi ha una tassazione più bassa, i proprietari lo sanno che le persone sono attratte da questa tassazione più agevolata e avranno solitamente un affitto più alto rispetto agli altri cantoni. Però può capitare che ad esempio ci sia una tassazione agevolata e un affitto basso. Ad esempio vicino a noi, sempre su questo lago, c'è il Canton Schwyz, che è veramente a 10 minuti con la macchina distante da noi. Perché però la tassazione è bassa e gli affitti anche non sono così alti? Perché è la sua collocazione geografica, la vede un pochettino più sfortunata e spesso investita da una nebbia. Molte volte se lì tra le 8 e le 10 del mattino c'è un nebbione, qui a Rapperswil c'è già il sole. Sotto nel box informazioni ti lascerò un link con il quale ti potrai calcolare il tasso delle imposte che viene applicato a noi immigrati in base al cantone di appartenenza. Quindi ti potrai rendere conto di quanto sia sostanziale questa differenza di tasse. Pensa che io e Simone una volta abbiamo calcolato che tra noi e il cantone Zurigo potevamo risparmiare fino a 1500 franchi a testa. E tu dirai: perché non ti sei trasferita? Perché è vero che qui noi paghiamo più tasse, però è anche vero che questo cantone offre dei servizi che il canton Zurigo non offre. Pensa ad esempio, per farti un esempio tra tanti, che io il corso di tedesco che ho fatto qui in questo cantone per essere residente qui non l'ho pagato 1000 franchi come dovrebbe costare, ma soltanto 180. Il resto l'ho messo il mio comune, quindi va da sé che avendo fatto 3 mesi di corso ho risparmiato quasi 3000 franchi che, paragonati a quei 1500 che avrei risparmiato di tasse, in realtà non sono assolutamente niente. Adesso entriamo nel vivo. C'è un annuncio, come leggerlo? Spesso come titolo c'è scritto appartamento 2, 2 e mezzo, 3, 3 e mezzo, 4, 4 e mezzo, ma che cos'è questo mezzo? Allora, io e Simone viviamo in un appartamento da 2 stanze, che cosa vuol dire? Che noi abbiamo una camera da letto e una zona a soggiorno che comprende anche la cucina. Se invece l'appartamento è 2 e mezzo, vuol dire che c'è una zona per dormire, una camera da letto, una zona a soggiorno e il mezzo è la cucina. La cucina quindi è un ambiente a parte,
poi per capire se è una cucina abitabile, quindi dove si può mettere un tavolo, bisogna leggere nell'annuncio. L'annuncio è solitamente molto ben dettagliato, ti spiegano se l'appartamento è nuovo o meno, che tipo di pavimento c'è nelle varie stanze e tutta una serie di dettagli. Ti deve interessare il fatto che ogni appartamento gode di un keller o di una zona soffitta, dipende, che è molto utile per mettere da parte cose che non utilizzi, che non metti nell'appartamento. Questo keller può essere paragonato a una nostra cantina. Non devi assolutamente pensare ad una zona umida, dove mettere da parte le tue cose, ma pensa che dei nostri amici ci hanno costruito addirittura un'officina per aggiustare delle bici, quindi un ambiente veramente molto utilizzabile e molto comodo da avere. Quindi abbiamo letto l'annuncio, ci interessa, l'appartamento è molto interessante, guardiamo il prezzo. Solitamente ci sarà il prezzo netto, quindi di quanto costa l'appartamento, e poi un prezzo totale, cioè l'affitto compreso le spese accessorie. Nelle spese accessorie sono comprese i costi di riscaldamento, dell'amministratore, della luce, pulizia delle scale e altre spese accessorie. Questa è una cifra forfettaria. Ogni anno l'amministratore si occuperà di verificare che tu abbia veramente speso quella cifra. Ad esempio, io e Simone paghiamo 1.200, di cui 100 franchi al mese sono spese accessorie. Ogni anno solitamente ci viene rimborsata la differenza perché magari noi non abbiamo veramente utilizzato, tutta quella fascia di prezzo. Quindi l'appartamento ci convince, il prezzo anche, adesso non ci resta che andarlo a vedere. Come funziona? Alcuni annunci hanno direttamente inseriti le giornate in cui è possibile andare a visitare l'appartamento. Solitamente sono più giornate, di pomeriggio e di sera, con gli orari ben specificati. In altri casi, se non c'è, devi contattare direttamente l'inserzionista e avere un appuntamento. Qui devo subito dirti una cosa molto importante. Ci sono delle zone, ad esempio, prendiamo qui Rapperswil, dove la domanda di appartamenti supera l'offerta. Cercare casa qui e trovare qui è molto difficile. Quindi la cosa consigliabile è candidarsi a più appartamenti di nostro interesse, perché non è detto che andando a questo appuntamento ed essere lì e dicendo che siamo interessati che ci verrà dato. Ci verrà dato che cosa? Un formulario. Una volta che arriveremo a casa dovremo compilarlo. In questo formulario ti verranno veramente richiesti vita, morte, miracoli, tutti i tuoi dati, quanto guadagni, se hai animali domestici, se usi strumenti e tutta un'altra serie di domande. A questo formulario dovrai allegare dei documenti, come ad esempio la fotocopia del tuo permesso di soggiorno, eventualmente anche delle eventuali referenze, se ci sono dei proprietari da cui hai abitato in precedenza, eventuali buste paga per verificare il tuo effettuale reddito e anche un documento che devi fare in comune, cioè se hai dei debiti pendenti. Se sei stato un cattivo pagatore, vieni subito registrato e questo foglio viene sempre richiesto nel momento in cui tu cerchi casa. Può essere anche richiesta l'assicurazione sulla casa. Non dico al 100%, però il 90% degli articoli che ho letto la richiedono. Dopo aver compilato questo formulario ed aver allegato tutti i documenti necessari, lo invii all'inserzionista, al proprietario di casa o all'amministrazione che gestisce tutto quanto e non ti resta che incrociare le dita e aspettare perché chi sarà competente nella scelta tenderà a scegliere la persona con più garanzie. Per questo che ti dico, candidati per più appartamenti se ti interessa una zona molto bersagliata. Adesso cerchiamo di capire dove e come trovare un appartamento. Ci sono ovviamente le linee classiche, quindi cercare su internet. Nei link ti metterò dei vari siti dove puoi guardare, anche per farti un'idea dei vari costi di affitto per ogni cantone, per ogni comune. Puoi consultare i quotidiani locali. Ci sono ancora molte persone anziane che mettono gli annunci e affittano le loro case e utilizzano ancora i quotidiani. Oppure la modalità che io preferisco è chiedere alla gente. Quando si cerca un appartamento, solitamente la prima cosa da fare è chiedere. Io chiedo spessissimo alle mie colleghe, alle nostre amicizie, se ci sia la possibilità di avere un appartamento in affitto in quella zona o se hanno sentito qualcosa. Ti voglio dare un consiglio. Una cosa che dovresti anche guardare in un appartamento è la zona lavanderia. Perché?
In Svizzera non si usa avere la lavatrice in casa, sì, alcuni appartamenti ce l'hanno, ma è molto più usato avere una zona lavanderia comune all'interno del palazzo. Questa zona lavanderia come funziona? Funziona in realtà in tre diverse modalità. Uno è completa nell'affitto, quindi tu vai giù, lavi quando vuoi, c'è anche un'asciugatrice, puoi stendere e ok. Due, hai una chiave che inserirai in un'apposita presa e quando utilizzerai la lavatrice, l'importo che utilizzerai di luce, di elettricità, ti verrà addebitato sulla tua bolletta. Ok, due modalità molto interessanti. La terza modalità, che io mi sento di sconsigliarti, che è quella che abbiamo noi, ti viene data una tessera che devi ricaricare per poter pagare. Secondo me la modalità che alla fine ti porta a pagare di più questo servizio non sempre funziona, noi abbiamo avuto sempre un sacco di problemi, questa tessera si smagnetizza, poi te la rubano, poi te la dimentichi, insomma, le due modalità, compresa nel prezzo e pagare l'elettricità che usi effettiva per la lavatrice, sono quelle due che io ti consiglio di guardare. Spero di averti dato delle informazioni utili, ma soprattutto chiare. Se così non fosse, ti prego, scrivimi nei commenti perché ti rispondo ovviamente molto volentieri. E non mi resta che salutarti da Rapperswil, è tutto e alla prossima. Ciao!